Buonasera amici e amiche sportive, benvenuti qui al Certosa Stadium. Questa sera vi racconterò il settimo turno dell'UEFA Super League. In campo Sobat contro Orione Ognissanti. Fanno il loro ingresso in campo le squadre, ora i capitani si salutano e salutano a loro volta la terna arbitrale. Stanno per procedere al sorteggio che indicherà a chi il campo e a chi la palla. Sobat in casacca rossa e pantaloncino bianco, mentre Orione Ognissanti con maglia e pantaloncino giallo-blu. Capitano dell'Ognissanti che va a salutare la panchina avversaria. Quindi si dispone in campo il Sobat, attaccherà da sinistra verso destra, mentre sarà l'Ognissanti incaricato a dare il via a questo match. Intanto possiamo vedere l'incitamento tra i ragazzi dell'Ognissanti. Le squadre si sono schierate in campo, manca veramente poco all'inizio della gara. Non hai portato niente, l'aperitivo. Aspettiamo solamente il fischio del direttore di gara. Tutto pronto? Sì, si parte! Primo possesso per il Sobat. Gestiscono il pallone sulla zona del centrocampo, ora passaggio indietro, servito Antoni che scarica la retroguardia al difensore centrale, nuovamente per Antoni. Alza la testa, dietro per il compagno, lancio lungo, è partito nello spazio, un anticipo di Bona. Palla che arriva al compagno, allora Ognissanti in verticale, numero 6, stoppa tutto. Capoccia, ferma l'avanzata degli avversari. Allora può ridisporsi in campo il Sobat. Lancio nello spazio, però è un regalo per gli avversari. Riparte dal basso l'Ognissanti con il sinistro, pallone in verticale, anticipa Capoccia e lancia lungo, pallone che è pericoloso, rimbalza il numero 27, allontana con la testa, ora arriva Garganica su questo pallone, serve il compagno, pallone che non va, rimane lì la sfera, ancora possesso Sobat, è limite dell'area di rigore, allontana il pericolo, numero 11 ora calcia direttamente in porta, probabilmente era un passaggio per il compagno che era partito nello spazio ad attaccare l'area di rigore, il numero 17 Pasquini, ma la traiettoria della sfera era troppo lunga per servire l'esterno di sinistra. Si ripartirà quindi con questa rimessa dal fondo, incaricato della battuta l'estremo difensore dell'Ognissanti, il numero 82 Rocchi, venuto incontro Marazzi, ma serve sulla destra Rocchi, difensore quindi, con il destro lancia lungo, pallone che supera la metà campo, non ci arriva però Giorgetti. Rimessa laterale dunque per il Sobat. Si fa vedere Garganica che viene a raccogliere questo pallone. Ora prova a giocare nello stretto, passaggio in verticale, Petrassi prolunga, ma non riesce nell'intento. Rimessa laterale per il giallo-blu. Dal basso la linea difensiva giostra questo pallone con Bona che l'allarga sul terzino sinistro. Si è fatto vedere nello spazio il numero 9 Palumbo, aggancia elegantemente, ora può girarsi, ha spazio di manovra, prova ad andarsene sulla fascia, viene fermato dall'ottimo intervento di Antoni, che ora va anche a sincerarsi per le condizioni del compagno. Guadagna metri nel frattempo con questa rimessa laterale l'Orione Ognissanti. Si schierano in fase offensiva. Sulla palla è il numero 27, Breschini.
si fa vedere vicino il compagno, vedremo ora dove batterà intanto chiarimenti tra le squadre e il direttore di gara. Breschini appunto in mezzo al campo, non aggancia, il numero 16 manca, allora recupera palla il Sobat, può ridisporsi ordinatamente, anticipa Breschini, anzi no, il tocco è dell'avversario, quindi rimessa laterale per l'Ognissante, pallone battuto lunghissimo, non ci arriva il numero 30 Oldani. Sarà nuovamente rimessa a giallo-blu, sempre Breschini sulla fascia sinistra a battere con le mani. Ancora pallone in area di rigore, ma è abile il numero 6 Capoccia a far copertura su Fragasso. Pallone che carambola tra le braccia dell'estremo difensore Mangosi, che ora lancia lungo con i piedi, pallone che rimbalza, attenzione, in tre su questo pallone, poi arriva Bona ad allontanare tutto. Nuovamente Mangosi, vicino per Capoccia, viene incontro il centrocampista sulla pressione dell'attaccante avversario, la prolunga, pallone che supera, Breschini allontana, numero 30, aggancia, prova ad andarsene sulla fascia, in velocità con il dribbling, poi aveva cercato il passaggio per Fragasso che però era uscito dal campo. Zulli prova ad arrivare su questo pallone e lo tiene vivo. Si fa vedere basso anche Mazzini, va proprio da lui il numero 5, ora si complica un po' la vita ma se la cava egregiamente questo disimpegno, allarga tutto per Antoni. Dietro per Capoccia, in mezzo al campo, Mazzini con il destro verticalizzato il pallone, anticipa il difensore, ancora Sobat all'attacco, il numero 11 non riesce ad arrivare dal compagno, poi reclamano un tocco di mano i ragazzi del Sobat. Fase un po' confusa del match, si studiano ancora le due squadre, finora nessuna azione pericolosa. Numero 17 recupera palla, poi viene contrastato e il contrasto secondo il direttore di gara è irregolare. Sarà quindi calcio di punizione per le casacche rosse. Come dicevo poco fa, le squadre ancora si studiano. Non è arrivato il primo tiro in porta per nessuna delle due formazioni. Questa punizione però è interessante. Potrebbe nascere qualcosa dagli sviluppi. Frattempo Rocchi sistema la barriera, ha posizionato due uomini a difesa dello specchio di porta non protetto. Parte il centrocampista, ma era un tiro che si è direzionato troppo verso l'esterno rispetto alla porta. Si ripartirà dunque con questa rimessa dal fondo per l'Ognissanti. Rocchi raccoglie il pallone e lo posiziona in battuta. Sulla destra per il difensore. Si defila, ora tentenna un attimo con il pallone tra i piedi, torna sui propri passi, ancora dietro per Rocchi. Il numero 82 alza la testa e per evitare ogni pericolo lancia lungo, attenzione però c'è stata questa conclusione di prima intenzione del Sobat. Zulli dietro, protegge il pallone, la scarica a Mangosi e viene riservito, avanza sulla fascia sinistra. Pallone rischioso dietro, contrasto duro, alla meglio il numero 3 Tartaglia del Sobat che batterà ora questa rimessa laterale. Mazzini la protegge e scarica per Zulli, raccoglie, verticalizza per il numero 10 Petruzzi tra le linee, serve corto il compagno, ancora il pallone nello spazio, il numero 17 viene bloccato, allora ripartono i giallo-blu con Luciani che si ferma. Polzare la testa, servire lungo il numero 9, la prolunga per l'esterno, il numero 30 ora, Oldani con una serie di finte, non passa sull'avversario. Mazzini quindi prova a fare ordine in mezzo al campo, serve dietro, poi arriva il lancione dalla difesa, lottano su questo pallone. Numero 17 torna indietro a servire la retroguardia,
Capoccia ora. Sulla destra per Anthony. Pallone che è uscito dal rettangolo verde. Sarà Breschini a rimetterlo in gioco. Serve Fragasso che prolunga per il numero 30. Entrato in area di rigore, la mette dentro. Allontana saggiamente la difesa. Breschini ancora da rimessa laterale per il numero 30 Oldani, che la protegge con il corpo, prova ad andarsene, tentativo efficiente, pallone dentro, non va l'azione offensiva. Allora lancione della difesa, numero 19 Luciani allontana con la testa, ma ancora possesso rosso. Pasquini torna indietro dal compagno che rinvia. Luciani non riesce ad agganciarla, ma arriva in sostegno il numero 11, Capodaglia. Ancora Luciani, si complica un po' la vita, poi si libera della pressione avversaria per Capodaglia. Lancio per nessuno, è un regalo alla difesa avversaria. Esce addirittura Mangosi a raccogliere questo pallone. Zulli per Capoccia. Il difensore non sa chi darla, sceglie di andare sul lungo. Attenzione, l'incursione del numero 10 che prova a dar fastidio alla difesa avversaria. Se la cavano però i gialloblu. Siamo al decimo minuto di gioco della prima frazione. Risultato ancora fermo sullo 0-0. Per ora poche occasioni create e anche poco gioco. Intanto Mazzini per Garganica, che allarga sulla destra a servire la corsa di Antoni. In qualche modo pallone che arriva al compagno. Il numero 11 viene fermato dall'intervento avversario. Allora Antoni su questo pallone a batter la rimessa laterale. Non si intende con il compagno, c'è dietro però Capoccia a fare copertura. Viene disturbato dall'intervento di Fragasso, che a giudizio del direttore di gara è irregolare. Capitano quindi Garganica batte questo calcio di punizione. Zulli supera la metà campo, palla al piede, allarga tutto per il numero 11 Nale, che non passa sulla pressione di Breschini. Poi la palla è uscita dal perimetro di gioco, sarà rimessa laterale, anzi no scusate, calcio di punizione per l'Ognissanti. Pallone sbagliato, attenzione perché il Sobat può ripartire con il numero 10 che lotta su questo pallone, la mette dentro traversone, c'è solo l'illusione del gol perché la palla ha toccato la rete alta sopra la traversa. Riparte dal basso la manovra dell'Ognissanti, manca dietro per la difesa ma il pallone è uscito. Rimessa laterale dunque, ma nel frattempo si procede al cambio del pallone di gioco. Dunque è arrivata la prima azione pericolosa creata dal Sobat con il numero 10 Petruzzi. Rimessa laterale. Dietro per Luciani, può gestirla con calma questa palla, non ha pressione degli avversari, torna indietro, si accentra con il pallone, buona, ora fa pressing il Sobat, il pressing è efficiente perché mantiene nella metà campo la formazione avversaria. Centralmente il pallone, capitano, il numero 13 Marazzi, serve la corsa di Capodogli, aggancia questo pallone, può anche metterla in mezzo, si fa vedere il numero 9, preferisce tornare indietro, traversone morbido, la palla che rimane lì e poi allontana Antoni. Grandissima la copertura difensiva del numero 2. Rimessa laterale dunque in fase offensiva, batterà Breschini, numero 27 in mezzo.
per Manca, pallone ribattuto. Ancora Breschini, il numero 9 ora protegge questo pallone, doppio passo, se ne va centralmente. Poi sbaglia la traiettoria, allora riparte il Sobat, ancora il recupero di Breschini centralmente, serve al centrocampista. Numero 16 in verticale sulla pressione di Zulli, il contatto è irregolare a giudizio del direttore di gara. Calcio di punizione da buona posizione per i gialloblu. Si è già posizionato sul pallone il numero 9, Fragasso. Vedremo se calcerà direttamente un porto oppure cercherà un'altra soluzione con un traversone in mezzo. Nel frattempo il direttore di gara conta i passi per posizionare la barriera. Mangosi dispone tre uomini in barriera, tutto pronto per il calcio di punizione. Parte il numero 9, pallone tagliente, la palla che rimane lì, ribattuta due volte del portiere. Grandissimo intervento di Mangosi. Ora riparte il Sobat con il numero 17 Pasquini. Hanno rischiato un po' le casacche rosse su questo calcio di punizione. È stato decisivo il doppio intervento di Mangosi ad evitare il vantaggio degli avversari. Rimessa laterale, lunga battuta, la palla che rimane lì. Numero 13 allontana con la testa. Poi c'è uno scambio al volo tra i giocatori avversari. Breschini con il mancino, pallone che in qualche modo arriva a Fragasso. Ora il numero 30 Oldani lotta su questo pallone e ha la meglio sull'avversario. Torna indietro, serve centralmente il capitano che non aggancia, ma c'è Capodaglia a fargli copertura. Recupera il Sobat il pallone. Ora può ridisporsi in campo in maniera ordinata la formazione rossa. Lancio intercettato da Luciani. Lotta Pasquini, ma il pallone è uscito. Sarà rimessa per le casacche rosse, che conquistano metri. Tartaglia quindi, serve corto il compagno, viene riservito il numero 3. Poi non riesce ad intendersi con Petrassi. Capodagli batterà questa rimessa laterale per l'Orione Ognissanti. Vengono incontro i compagni, ma preferisce andare lungo, pallone sbagliato. Ancora però possesso giallo-blu. Ora il numero 4 in scivolata riconquista il pallone. Sobat quindi. Pallone allargato sulla fascia sinistra. Alza la testa, la mette dentro, traversone teso. Palla ai limiti dell'area di rigore, calcio dentro con il mancino, ma la traiettoria è troppo esterna rispetto allo specchio dei pali. Finora l'occasione più limpida ce l'ha avuta l'Orione Ognissanti con quella punizione calciata da Fragasso. Fraseggio dal basso dei gialloblu. Raccoglie questo pallone in mezzo al campo, si accentra. Serve il centrocampista, il numero 13 Marazzi, che lancia lungo. Non si fa sorprendere però Antoni. Ancora ora Capoccia, allontana proprio con la testa. Gioco di parole. Ognissanti dunque con il numero 21, recupera Pasquini, Tartaglia ora, lancio per il numero 9, Petrassi a campo libero, può andare, punta così il difensore, se la sposta sul mancino, calcio dentro, tiro alto sopra la traversa. Ricordiamo il risultato, ancora fermo sullo 0-0, non accenna a sbloccarsi la partita. Capitano lancia lungo la corsa del numero 30, ma posizione di fuorigioco segnalata dal guardaline. Calcio piazzato dunque.
Garganica batte, serve Zulli. Sviluppa l'azione sulla sinistra. Il Sobat torna ancora indietro dalla retroguardia. Anticipa, ma ancora possesso rosso. Lancio lungo nello spazio. Non ci arriva il numero 10, fa buona copertura. Buona. Allora Rocchi riparte con le mani. Serve Marazzi che la sposta sulla destra. Dietro Luciani, di prima intenzione, lancia lungo, pallone che non rimane in campo. Tartaglia fa guardia su questo pallone. Ora batte la rimessa, serve dietro Zulli. Capoccia. Ancora il numero 5. Capoccia lancia lungo la corsa del numero 10, anticipa però il difensore. Ora in mezzo al campo Lognissanti. Capoccia intercetta. In due tempi ora riesce ad allontanare, ma attenzione, la difesa è scoperta. Antoni con un tocco evita l'azione offensiva degli avversari. Ora riparte dal basso il Sobat. Antoni indica il compagno. Triangolazione non riuscita, ma comunque sia. Nale è lì sul pallone, ora la triangolazione riesce, Nale a campo libero davanti a sé, supera la metà campo, poi pallone sbagliato, allora il numero 13 allontana. Capoccia ora respinge il pallone in avanti, raccoglie nuovamente Marazzi. Non arriva il passaggio a destinazione, allora riparte dal basso con Bona Lognissanti. Per il compagno di reparto Luciani che allarga sulla fascia destra. Si fa vedere dietro il numero 16, manca in mezzo al campo. Antoni chiude la diagonale difensiva eseguita alla perfezione. Tartaglia ora rischia su questo pallone, perde il pallino del gioco. Allora Ognissanti con il numero 16. Serve il compagno, non passa però sulla pressione di Zulli che fa ottima guardia. Allora il Sobat. Ancora Zulli, chiama la palla il numero 10, è abile però Bona ad non farsi ingannare dal rimbalzo del pallone. Allora il capitano dell'Ognissanti sbaglia questo passaggio, ancora Sobat. Le squadre che giocano molto nella zona del centrocampo. E c'è da sottolineare che entrambe le retroguardie stanno svolgendo il proprio lavoro alla perfezione. Sulla destra il pallone per Lognissanti, non supera l'avversario. Allora batterà questa rimessa laterale il numero 11, Capodagli, centralmente per il 9 che la prolunga di prima intenzione. Attenzione, pallone dentro, fa buona guardia però la difesa del Sobat, non è arrivato nessuno su questo traversone in mezzo. Ora Petruzzi si gira, serve il capitano Garganica che lancia nello spazio il numero 2 Antoni, centralmente per Nela. Pallone ora sulla fascia sinistra, arriva Tartaglia a tenere vivo questa sfera, non supera però l'avversario, poi c'è il fallo sanzionato dal direttore di gara a favore dell'Ognissanti. Calcio di punizione, battuto lunghissimo, lotta, Capoccia e di testa ruba il pallone, Garganica, Pernale, non riesce a trovare il compagno, rimessa laterale per il Sobat, numero 2 sul pallone con le mani, serve l'attaccante di testa, contrasto aereo. Ancora rimessa qualche metro più avanti per il Sobat. Antoni sul pallone nello spazio per il numero 10, ma Breschini chiude tutto.
Sarà nuovamente Antonio a battere la terza rimessa consecutiva per il Sobat. Si impenna questo pallone, poi campanile addirittura. La domestica elegantemente Mazzini e poi con scaltro si conquista questo calcio di punizione. Da posizione strategica quasi ai ridossi dell'area di rigore. Si sistema la palla il numero 10 Petruzzi. Vedremo quanti uomini schiererà in barriera l'estremo difensore dell'Ognissanti. Quattro uomini quindi a protezione della porta. Probabilmente numero 10 terrà per un tiro in porta ed è così. Ma è abile Rocchi a non farsi ingannare dalla traiettoria del pallone. La blocca in due tempi. Poi lancio lungo a servire il numero 9. Serve il compagno ora. Attenzione perché il pallone è oltrepassato dalla linea difensiva. Ancora la pressione del numero 30. Se la cava poi la retroguardia del Sobat. Poi c'è un fallo sanzionato dall'arbitro. Arriva anche la prima ammonizione del match, rimediata dal numero 16. Manca. Match che non accenna a sbloccarsi. Complice anche questo freddo tagliente qui al Certosa Stadium. Battuta corta la punizione. Poi Tartaglia non riesce ad arrivare su questo pallone. Il capitano di prima intenzione lancia lungo. Vigile e attenta la retroguardia rossa. Ancora manca. Torna indietro, riesce a servire il terzino che torna da Luciani. Sposta tutto per Bona, centralmente il pallone. Buona uscita, fase difensiva dell'Ognissanti. Breschini sulla sinistra. Alza la testa, cerca qualcuno in mezzo, traversone che arriva ma... Riesce a liberarsi della pressione dell'avversario, ora avanza, palla al piede. Dietro per Capoccia, si fa vedere Zulli, preferisce andare da Pasquini in mezzo. Che va in verticale per l'attaccante però, Luciani non lo disturba. Allora riparte l'Ognissanti con il numero 30 Oldani, dentro l'area di rigore. Può puntare l'avversario, lo supera, poi non si accorge che il campo finisce là. Si trasporta il pallone con sé, quindi rimessa dal fondo per il Sobat. Mangosi, serve Zulli che torna centralmente da Capoccia. Con calma il difensore la gestisce. In mezzo al campo tra le linee raccoglie il numero 10, poi il pallone è per nessuno, non si sono intesi Garganica e Antoni. Breschini batterà questa rimessa laterale. Serve il numero 30 che la protegge aiutandosi con il corpo, poi il contrasto. C'è il fallo sanzionato dal direttore di gara. Salgono le torri per l'Ognissanti, anche il numero 6 sta arrivando nei pressi dell'area di rigore. Mangosi schiera un uomo in barriera, il numero 11 Nale. Parte il numero 13, traversone in mezzo, pallone che si abbassa. La palla che poi termina alta sopra la traversa. Mangosi quindi da rimessa dal fondo.
con i piedi lancia lungo, il pallone però non è calibrato alla perfezione, quindi Capodaghi la rimetterà in gioco con le mani, vicino per Marazzi che lancia lungo, manca ora in mezzo al campo, sbaglia il passaggio per il numero 9 che si era inserito in area di rigore. Allora riparte il Sobat con Pasquini, supera la metà campo, centralmente per Mazzini, non va il passaggio in verticale, allora attenzione ripartenza, ma è abile Antoni a chiudere ogni eventuale pericolo, con la testa alla spizza e la manda in rimessa laterale. Breschini alla battuta, viene incontro Fracasso che poi litiga con se stesso, perde il possesso del pallone, pallino del gioco che di conseguenza passa al Sobat. Rimbalzo del pallone, buona, non si fa scavalcare, Zulli ora l'aggancia elegantemente, serve in verticale ma buona anticipa, manca, cerca di fare ordine, non riesce, allora Sobat con il numero 10, non arriva la palla al compagno, ora una serie di contrasti fino ad arrivare al fallo fischiato per i gialloblu. Buona, corto per Luciani, di prima intenzione a servire Capodagli che può avanzare sulla fascia destra, serve il numero 21, triangolazione con esito positivo, pallone dentro ma Garnica fa copertura, poi per evitare ogni rischio manda tutto in rimessa laterale. Petrassi commette fallo, nel frattempo c'è il primo cambio della partita, entrerà il numero 19 per il Sobat, Misasi. Lascia il campo il numero 17 Pasquini, prenderà presumibilmente proprio la posizione dell'esterno sinistro a giocare tra le linee. Punizione intanto, battuta lunga, allontana Capoccia, poi Garnica, lancione, non trova nessuno, è un regalo per gli avversari questa palla. Rimessa laterale dunque per i gialloblu, Capodagli sul pallone, fase confusa, la palla che rimane lì, poi Capoccia interviene duramente con la testa ad allontanare, ma ancora però Breschini, non va il pallone, ottima posizione difensiva di Antoni, ancora Breschini sul pallone a battere con le mani. Capoccia allontana, ben posizionato, ma numero 27, pallone in mezzo per il compagno. Ora tra le linee questa palla, ancora gialloblu all'attacco, il numero 16 che calcia a girare di prima intenzione, il pallone è troppo morbido per impensierire Mangosi. Recupera palla ancora Lognissanti, tacco che non va, ma attenzione perché la palla rimane lì. Il numero 9 entra in area di rigore, se la sposta, ottima copertura in scivolata di Capoccia a chiudere la visione del gioco dell'avversario. Si ripartirà dunque con questo corner dalla destra per i gialloblu, sulla palla il numero 30 Oldani. Sono saliti i difensori, particolare il numero 6 Bona che parte sul primo palo, pallone in mezzo, la palla che rimane lì, attenzione il numero 21 prova a farsi spazio, c'è un contatto in area di rigore ma secondo il direttore di gara è tutto regolare. Allora ancora gialloblu in fase offensiva, pallone in mezzo, troppo lungo questa sfera, raccoglie Mangosi e poi la rimette in gioco con i piedi lanciandola lunghissima, anticipa però Luciani, poi Zulli sul 21 avversario, Giorgetti,
frattempo ci sono problemi in campo per il numero 5 del Sobazzulli, che si tocca il ginocchio sinistro, ora si accascia a terra, probabilmente è necessario l'intervento medico. Si raccolgono intorno a lui i compagni a dargli sostegno e a capire l'entità dell'infortunio. Non ce la fa il numero 5 a proseguire la partita, viene chiesto il cambio. Nel frattempo mister Centamore dà indicazioni alla sua squadra, probabilmente sarà il capitano Garnica ad abbassarsi sulla linea difensiva. Pronto a fare il suo ingresso il numero 18 Valente, a sostituire proprio l'infortunato Zulli, che si appresta a lasciare il rettangolo di gioco. Intanto ricordiamo che sta quasi per terminare la prima frazione di questo match, il risultato è fermo sullo 0-0. Per ora è stata più pericolosa la formazione giallo-blu rispetto a quella del Sobat. Mazzini per Garnica, triangolazione che non va. Allora provato a ripartire subito l'ogni istante, ma questo lancio è per nessuno. Capoccia può gestire tranquillamente, attenzione perché la pressione del numero 16 costringe il difensore ad accelerare i tempi. La rimessa laterale è assegnata dal direttore di gara, è a favore delle casacche rosse. Con le mani. Finisce qua il primo tempo, non c'è più tempo per il direttore di gara. Manda le squadre a prendersi un tè caldo, a riscaldarsi. Primo tempo che termina sul risultato di 0-0.
Rieccoci qui collegati dal Certosa Stadium. Sta per ripartire il secondo tempo del match tra Ognissanti e Sobat. Alla battuta i giallo-blu. Batterà proprio il numero 17. Si parte dunque subito. Fase offensiva, ma recupera Mazzini per il Sobat. Numero 9. Avanza palla al piede, serve la corsa del numero 16 che si accentra. Pallone in mezzo. Fa buona guardia la difesa. Partito subito all'attacco il Sobat. Ora prova a fare ordine il capitano. Pallone per nessuno. Recupera la difesa. Tartaglia. In qualche modo l'aggancia sulla pressione del numero 11. Pallone che non trova il compagno. Luciani la gestisce. La tiene in campo e serve centralmente il proprio compagno di reparto. Ancora intercettazione del Sobat. Ognissanti, numero 17 in mezzo al campo. Palla al piede, manca. Serve sulla sinistra il numero 11. Pallone in verticale, non l'ha tenuta in campo. Manca, allora si riparte con questa rimessa laterale. Anticipa buona. Pallone che rimbalza. Poi arriva Antoni a fare copertura. Attenzione alla pressione del numero 30 in velocità. Conquista questo pallone, ora può partire, entra in area di rigore, si accentra, si sposta questo pallone sul destro, carica il tiro, il pallone che rimane là e poi arriva il gol, il vantaggio giallo-blu. Grandissima azione fulminante dell'Ognissanti, vantaggio firmato dal numero 21 Giorgetti. Si sblocca dunque la partita al Certosa Stadium. Però c'è da attendere qualche istante perché il direttore di gara vuole rivedere l'azione. Ricordiamo nel frattempo che si stanno svolgendo altre partite, ad esempio il Flavio 91 affronta il Borgo Rosso, la potete vedere in diretta YouTube sul canale Live Calcio Elite, ma anche Lupa Amatori contro Janus in diretta sulla pagina Facebook Campionato d'Elite, così come Montagnola che sfida l'Unione Ferroviaria Roma e infine il Monterotondo che ospita in casa l'Alba Roma, tutte in diretta sulla pagina Facebook Campionato d'Elite. Nel frattempo il direttore di gara sta rivalutando e riosservando l'azione che ha portato al momentaneo vantaggio dell'Ognissanti firmato dal numero 21 Giorgetti. Si confronta anche con il suo assistente. Vantaggio che è arrivato al 42esimo minuto di gioco. Si attende la decisione del direttore di gara ed è favorevole all'Ognissanti, quindi il gol è stato assegnato.
Vantaggio giallo-blu. 1-0 per l'Ognissanti. Riparte dunque il Sobat dopo il gol subito. Numero 9 in mezzo al campo, Petrassi serve sulla destra, ma il pallone è impreciso. Palmigiani non è riuscito a tenere la sfera in campo. Rimessa laterale, Antoni allontana in girata, guadagna metri. L'Ognissanti ancora con una rimessa laterale. Breschini, lunga, Capoccia allontana, campanile in aria, numero 9 lotta. Ora il capitano del Sobat prova a fare ordine, torna indietro dall'estremo difensore Mangosi, si abbassa Tartaglia per prendere questo pallone, viene servito al vertice dell'area di rigore, verticale per il numero 19 Misasi. Poi c'è un contatto irregolare sanzionato e giudicato come tale dal direttore di gara, viene chiamata anche la distanza dai ragazzi dell'Ognissanti. Parte con il destro il numero 13, traversone in mezzo, esce il portiere con i pugni, allontana. Punizione pericolosa battuta dai gialloblu. Ora avanza il Sobat con il numero 9 che non riesce a passare su tre giocatori, ma attenzione perché c'è un rimpallo. Quindi la rimessa laterale è per le casacche rosse. Nel frattempo si accascia a terra il giocatore dell'Ognissanti per la botta subita con il pallone. Precisione il numero 3, 13, Marazzi, ad essere dolorante. Si riprende dunque, numero 16 in mezzo al campo, non riesce a servire il compagno nello stretto. Lottano, la gamba è troppo alta a giudizio dell'arbitro, calcio di punizione per i gialloblu. Avanza Luciani, palla al piede in velocità, si accentra, supera la metà campo, triangolazione, ben riuscita, poi non trova la sovrapposizione di Luciani. Allora, buona lotta su questo pallone, troppo irruento però. Mazzini batterà il calcio di punizione, dietro per Antoni. Anticipa il numero 27, Breschini, manda in rimessa laterale. Che batterà il numero 18, Valente, spostatosi sulla fascia destra mentre si è accentrato Antoni, numero 2, a fare reparto difensivo con Capoccia. Pallone che rimane ai limiti dell'area di rigore, poi allontana la difesa Capoccia per il capitano, che la giostra dietro Antoni sulla destra, ora Valente, di prima intenzione, passaggio errato. Allora si schiera in difesa il Sobat, pallone che è uscito dal rettangolo di gioco. Si fa vedere nel frattempo il numero 19 che è partito in velocità, viene servito con pallone prolungato, poi si allunga troppo la sfera con il tocco per portarsela in avanti. Buona comunque l'incursione del numero 19, Misasi. Rimessa laterale per l'Ognissanti, ricordiamo in vantaggio rispetto alla formazione avversaria di un gol. Rischia un po' nel frattempo il difensore su questo rilancio, ma la palla che carambola fuori, sarà Rocchi a rimetterla in gioco. Da rimessa dal fondo, si fa vedere Luciani basso, preferisce andare su Bona. Nella parte opposta, buona, avanza palla al piede in verticale
sulla pressione di Valente, numero 30 lotta, ancora rimessa laterale. Lunghissima la battuta, ma c'è numero 14 Palmigiani a fare copertura. Ora sulla destra corre il numero 11 Capodagli. Ottima la copertura di Tartaglia a bloccare il traversone. Rimessa laterale dunque per l'Ognissanti. Servito dietro il numero 8 Palumbo. Pallone in mezzo, ancora Tartaglia. Non fa passare nulla. Ora avanza sulla fascia sinistra. Viene chiuso poi dall'ottima pressione di Giorgetti, l'autore del gol del vantaggio giallo-blu. Intanto qui c'è il fallo commesso per gioco pericoloso del numero 9 Petrassi ai danni di Luciani. Calcio di punizione, il centrocampista Palumbo perde questo pallone, Mazzini recupera, parte palla al piede, nello spazio per il numero 9, può puntare l'estremo difensore, grandissimo recupero di Capodagli, che ha praticamente sventato il tiro a distanza ravvicinata di Petrassi. Calcio d'angolo dunque dalla sinistra per il Sobat. Sulla palla il numero 3 Tartaglia, sale Capoccia, attenzione al numero 6 in area di rigore. Parte Tartaglia, traversone in mezzo. C'è stato un contatto in area di rigore, è da ribattere il corner. Questa è l'indicazione del direttore di gara. Si ribatterà dunque, sempre Tartaglia alla bandierina, traversone in mezzo, palla tesa, Capoccia è proprio lui. La conclusione di testa termina alta sopra la traversa. Rimessa dal fondo. Nel frattempo c'è un cambio tra le file dell'Ognissanti. Entra il numero 7. Ancora Luciani ora dal basso, serve il proprio portiere che rischia un po', poi lancia lungo, il capitano raccoglie e buona. Lancia lungo, di testa prolunga il numero 30, pallone che rimane lì. Ancora il numero 17, caparbiamente si distende l'estremo difensore e poi occasione non sfruttata dai giallo-blu. Guadagnato comunque sia un calcio d'angolo dal numero 30 Oldani. Si batterà dalla bandierina della fascia sinistra. Va sul pallone proprio il numero 30. Con il destro a rientrare, traversone. Non arriva nessuno su questo pallone, poi ci arriva il numero 10 che prova ad uscire dalla metà campo. Viene bloccato con un fallo. Quindi calcio di punizione dal basso per il Sobat. Numero 13 in mezzo al campo. Capoccia allontana di testa. Numero 7 appena entrato prova a far ordine, non trova però passaggio preciso per l'esterno di destra.
batte Valente con le mani. Dietro per Antoni, si fa vedere anche Capoccia a basso, che cambia tutto per Tartaglia. Tra le linee raccoglie Mazzini, ma la lascia per il capitano, il numero 4, lancia lungo, pallone calibrato male, allora Bona allontana facilmente con la testa. Ancora Garganica per Antoni, che si è allargato sulla fascia destra, poi pallone in verticale, raso terra, anticipa tutto il numero 27, Breschini. Rimessa laterale. Sul pallone Valente, si fa vedere Mazzini in mezzo, viene servito proprio lui, ora palleggia un po' con il pallone tra i piedi. Pallone impreciso, centrale, recupera Lognissanti, Giorgetti perde questa sfera. Allora il numero 16 del Sobat si allarga sulla fascia sinistra, viene pressato da tre avversari. Arriva il capitano ad allontanare tutto, Capoccia. Si libera della pressione dell'avversario e serve Garnica. Ancora Capoccia. Se la porta avanti, serve Tartaglia sulla fascia sinistra, che se ne va abilmente. Poi c'è il tocco di Giorgetti. Rimessa laterale dunque, Tartaglia sul pallone. Serve il centrocampista, ancora il numero 3 non riesce a tenere vivo questo pallone. Mazzini raccoglie in mezzo al campo, prova ad andarsene, triangolazione in mezzo, viene esteso però da Luciani, il numero 8 Mazzini, che aveva provato a fare un'incursione sulla sinistra del campo. Sarà quindi calcio di punizione per le casacche rosse da posizione defilata. Vedremo chi andrà a battere, se Mazzini oppure il numero 3 Tartaglia. Parte il numero 8, pallone in mezzo, troppo esterno però rispetto all'area di rigore. Salta il capitano, la mette giù, poi allontana la difesa. Attenzione perché parte il numero 30 in velocità, esce l'estremo difensore a fare copertura e lancia lungo, mette tutto in rimessa laterale. Guadagna quindi abbondanti metri la formazione giallo-blu con questa rimessa laterale. Si fa vedere il numero 7 vicino. Che fatica a nascere, allora riparte la formazione rossa che poi perde il pallone. Rimessa laterale dunque nuovamente per il giallo-blu. Breschini sul pallone, in verticale va dal numero 17 che alza un campanile, interviene Capoccia con la testa, la palla che rimane lì, poi Garnica allontana tutto. Attenzione perché è partito il numero 16 in velocità, Bona fa copertura, in qualche modo se la cava egregiamente, allora recupera palla ancora però Palmigiani per il Sobat. Lancio lungo, pallone raccolto dal numero 19, poi prolungato in avanti dal centrocampista. Oldani cambia tutto per la sovrapposizione, ma c'è la scivolata in chiusura difensiva di Tartaglia a chiudere tutto. Rimessa laterale battuta subito, Capoccia non ci arriva, poi il tiro di Giorgetti, troppo morbido per impensierire Mangosi, che raccoglie facilmente, rimette in gioco il pallone con le mani. Non riesce a girarsi Palmisani con questo tacco, c'è dietro però Valente a dargli sostegno. Ora Garnica conduce tra le linee, impreciso il passaggio per il compagno che comunque sia corre e ci arriva lo stesso il numero 19, poi non riesce a servire l'attaccante. Luciani quindi lascia scorrere sul fondo e batterà Rocchi questa rimessa per rimettere in gioco il pallone. Il
Giorgetti salta, ma la meglio Garnica di testa. Mazzini in mezzo al campo, viene fermato dal capitano dell'Ognissanti. Poi c'è un fallo sanzionato dal direttore di gara. Ognissanti che per il momento sta gestendo bene il vantaggio, però dovrebbe consolidarlo. Valente viene scavalcato da questo pallone. Allora il numero 30 gli fa un sombrero per sorpassarlo, ora prova ad andarsene sulla fascia sinistra, scusate, pallone in mezzo, capoccia allontana di destra, ancora però possesso del numero 30, viene fermato da Antoni. Ora il Sobat che reclama la rimessa a proprio favore, ma secondo il direttore di gara è calcio d'angolo. Anzi no, torna sui propri passi il direttore di gara e assegna un calcio di punizione. Recupera però subito l'Ognissanti, pallone dentro al numero 30 che si accentra, calcio dentro, tiro tagliente rasoterra ma troppo morbido per fare impensierire Mangosi. Rilancia con i piedi. Renzi non riesce a metter giù questa sfera. Rimessa laterale dunque, Breschini. Era partito nello spazio il numero 17, ma Oldani ha spintonato l'avversario. Calcio di punizione per le casacche rosse. Capoccia. Nella zona del centrocampo, serve sulla sinistra la Tartaglia, pallone in mezzo, un po' impreciso, infatti Palumbo ci arriva. Luciani ora lancia lungo per evitare lo sviluppo dell'azione avversaria. Antoni su questo pallone alza un campanile, vediamo se rimarrà in campo. Sì, è così, la domestica è il numero 17, poi prova a liberarsi, anzi no scusate, il numero 7, poi prova a liberarsi della pressione degli avversari. Buon fraseggio dei gialloblu. Poi non è arrivato su questo pallone. Giorgetti gli sfugge il pallone tra i piedi. Allarga ora Mazzini, ma c'è Breschini in copertura. Con il sinistro rilancia, pallone che esce dal rettangolo verde. Capoccia conduce con il destro, lancia lungo, anticipa la difesa e poi Antoni per star sicuro con la testa la gira verso il fallo laterale. Breschini dunque si fa vedere vicino il numero 7, va lungo però dal numero 30 che la gira, ma non c'è nessuno, ci sono solo giocatori del Sobat intorno a lui. Mangosi ora con i piedi rischia un po', se la cava però la linea del centrocampo rosso con il capitano che sbaglia questo passaggio. Giorgetti recupera, numero 17 nello spazio, attenzione a Giorgetti, incursione centrale, ma è uscito Mangosi a bloccare il pallone, a dare anche sostegno alla propria difesa. Nel frattempo con lo scontro si è fatto male il numero 21 dei gialloblu, l'autore del primo gol ed unico finora della partita. Si riparte. Garnica dietro per Capoccia. Ancora il numero 16 in mezzo al campo. Non va il passaggio per il compagno. Breschini da rimessa laterale.
Avanza sulla destra Palmigiani, viene chiuso dall'intervento di Breschini che riconquista il pallone. Con le mani la lancia lunghissima, c'è Garnica dietro a far copertura. Poi Mazzini interviene sul pallone, lo riconquista, serve proprio il capitano dei Rossi. Pallone sulla destra, Valente, nello spazio per Palmigiani in area di rigore, la mette dietro, aggancia il pallone che è ancora lì. Azione pericolosa in costruzione del Sobot. Poi il tiro termina fuori. Nel frattempo c'è una sostituzione tra le file proprio del Sobot. Lascia il campo il numero 2 Valente. Scusate, Anthony, per far spazio al numero 17 Pasquini. Seconda sostituzione consecutiva per il Sobat. Entra il numero 15 Maurici. È uscito quindi dal campo il Misasi per dar spazio al numero 15. Ripartenza però giallo-blu, attenzione, sulla fascia sinistra, grande copertura di Capoccia. Si riparte con questa rimessa laterale. Numero 6, palla al piede, serve il compagno di reparto, rischia un po' su questo pallone Tartaglia che si è abbassato centralmente, si è inserito il numero 17 Pasquini sulla fascia sinistra, poi pallone che è un regalo per la retroguardia del Sobat. Lancio lungo, intercetta la difesa. Capitano ora. È partito sulla fascia Pasquini, viene servito, prova a superare l'avversario, torna sui propri passi ora. Sulla pressione del terzino opposto, lancio in mezzo, arriva Garganica, la stoppa. Ora con il mancino calcia dentro, ma la conclusione è troppo esterna rispetto alla porta. Rimessa dal fondo, quindi battuta male da Rocchi. Il pallone è ancora giocabile, Giorgetti ci arriva sulla pressione di Pasquini, avanza, numero 17 in scivolata, ma ancora il numero 21, centralmente c'è il capitano a far copertura. La domestica con il petto il numero 11 sulla pressione dell'avversario, recupera quindi la formazione rossa con l'attaccante Petrassi che avanza centralmente, pallone tra le linee, è intervenuto il numero 13 Marazzi a sventare il pericolo. Rimessa laterale, Mazzini avanza centralmente, può anche puntare la porta ed è così che fa, il pallone che si abbassa ma comunque sia termina alto sopra la traversa. Sarà ora il numero 6, Bona, a battere questa rimessa dal fondo. Con il destro va lunghissimo, pallone che supera la metà campo. Capoccia la schiaccia di testa. Un lancione lungo, attenzione alla pressione del numero 21. Se la cava bene la retroguardia rossa. Mangosi raccoglie con le mani. Ora lancia lungo in mezzo al campo, è solo Garnica
serve sulla destra Valente, che può avanzare in verticale questo pallone, glielo sfila però dai piedi Breschini. Centralmente per Marazzi, con il destro avanza Valalpiede, perde il pallone, riconquista Mazzini nello spazio per Valente che è salito, la mette dentro, pallone che rimane lì, contrasto alla meglio Breschini che poi riesce ad allontanare. Allora raccoglie il numero 7 che si accentra e poi allarga tutto sulla destra, rimpallo alla meglio l'11 dell'Ogni Santi, ma secondo il direttore di gara c'è stato un tocco di mano da parte dell'11 dell'Ogni Santi. Capotaglio Edoardo. Pasquini parte. Proprio Capotaglio respinge. Serve Giorgetti che raccoglie. Per il compagno anticipo però di Valente. Ora Bona prova a far ordine. Ancora Pasquini. Giorgetti la protegge. Cerca un compagno. Pallone servito in mezzo ma per nessuno. Capoccia quindi. Con il tacco se la sposta e poi serve il capitano che ha spazio necessario per e sufficiente per girarsi. Pasquini in verticale per Pedrassi, viene sfilato il pallone, rimessa laterale dunque per le casacche rosse. Pasquini alla battuta, viene centrale Pedrassi, pallone allontanato, Tartaglia per Capoccia che rispedisce al mittente. Garnica per la corsa di Capoccia che è avanzato di qualche metro rispetto alla posizione precedente. Ora il numero 13 intercetta, attenzione, ripartenza giallo-blu. Garganica in buona posizione. Ora prova a far ordine il capitano del Sobat, numero 15. C'è un contrasto tra i due giocatori. Rimane a terra il numero 7 dei gialloblu, si tocca il piede. Buona alla battuta di questo calcio di punizione. Siamo entrati nel frattempo negli ultimi 10 minuti del match. Ogni Santi che per ora sta gestendo alla grande il risultato. Sobat che se vuole ristabilire la parità sul rettangolo verde deve darsi da fare. Può provarsi proprio ora con questa azione bloccata sul nascere però. Valente alla battuta della rimessa per il numero 16 Renzi che si accentra, serve Mazzini, si gira. Numero 9 non riesce ad agganciare il pallone, lancio lungo della difesa. Ora le casacche rosse sono schierate tutte in avanti. Buona salta, poi contrasto duro, alla meglio il numero 6. Il capitano Garnica perde questo pallone con un controllo malvagio. È stato un calcio di punizione assegnato dal direttore di gara. Pallone morbido a servire Capotaglio, non va però su Pasquini, ora Giorgetti non aggancia. Allora Garnica in mezzo al campo si fa sostegno con il corpo. Renzi per l'apertura di Valente. Ancora in mezzo al campo Palmigiani. Dietro per Renzi che non si accorge di essere stato riservito. Palumbo quindi scarica dietro alla retroguardia. Anticipo di Palmigiani, può anche puntare la porta ed è così che fa il tiro che si abbassa. Ma comunque sì, è alto sopra la traversa.
frattempo sostituzione tra le file dell'Ognissanti. Lascia il campo proprio il capitano, il numero 13, Marazzi. L'arbitro non autorizza a fare la sostituzione in questo momento, quindi si riprende il gioco. Calcio di punizione per l'Ognissanti ed ora sì che si fa la sostituzione. Lascia il campo quindi il capitano Marazzi per dar spazio al numero 16, Manca. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti del match, vedremo se poi ci sarà recupero. Parte Breschini da calcio di punizione, Capoccia in qualche modo disturba l'attaccante. Palumbo ora si fa ingannare dal rimbalzo del pallone, ma riesce a servire Capodogli sulla fascia destra, sulla pressione di Mazzini. Resiste il numero 11, poi subisce fallo. Subito un calcio duro, Capodagli. Rimane a terra dolorante il numero 11, l'esterno destro dell'Ognissanti. L'arbitro chiama gli interventi medici per soccorrere l'esterno giallo-blu. Sono necessari soccorsi. Tanto in vista di questo calcio di punizione non si sbilancia l'Ognissanti. Sono saliti i difensori, preferiscono rimanere dietro per salvaguardare il risultato in caso di un'eventuale ripartenza del Sobat. Si è rialzato nel frattempo Capodagli dopo il colpo subito. Sarà Palumbo a battere questo calcio di punizione, che nel frattempo si è anche diventato il capitano. Pallone in mezzo, pallone bloccato da Mangosi in due tempi. Poi sbaglia questo rilancio, ma c'è calcio di punizione, è stato disturbato nel rilanciare il portiere De Rossi. Altro cambio tra le file dell'Ognissanti. Anzi no, verrà sostituito più tardi. Invece sì, il cambio si fa ora. Esce il numero 21, Giorgetti, ma il direttore di gara non autorizza nuovamente alla sostituzione. Numero 9 raccoglie e prolunga sulla fascia sinistra per Pasquini, che si accentra. Se la cava Palumbo ad allontanare questo pallone. Tartaglia quindi. Ancora il numero 16, Manca. Contrasto vinto però dal Sobat. Dietro per Capoccia, che allarga per Valente. Palla al piede, può avanzare, un lancio lungo a servire il numero 9, alla meglio però Bona in contrasto aereo. Poi Breschini allontana con la testa, ora si farà il cambio, lascerà il campo il numero 21 Giorgetti per il numero 30 Oldani. Ed entrerà anche il numero 15 Ruggeri al posto di Breschini. Sobot che ora deve spingere sull'acceleratore se vuole tentare di
pareggiare i conti con gli avversari, perché stiamo veramente agli ultimi giri di lancetta. Attenzione ora il tiro che sembrava pericoloso sul nascere, che poi è terminato fuori. Cambio intanto anche per la formazione rossa, entra il numero 20, Gini. E lascia il campo invece il numero 16, Renzi. Allora, rimessa dal fondo, buona, batte lunghissimo, staccano di testa, la meglio il capitano del Sobat, tanto Capodagli abile a conquistarsi questa rimessa laterale. Luciani sul pallone, chiede conferma della posizione all'arbitro. Ancora il numero 7, lanciato nello spazio, può avanzare, supera Tartaglia, entra in area di rigore, poi chiude Capoccia, pallone che rimane giocabile, anzi no, è uscito, sarà a calcio d'angolo per i gialloblu, vanno in due sulla bandierina, vedremo ora chi batterà. Numero 30 batte corto per il numero 7, provano a tenerla lì, ma c'è la pressione efficiente di Pasquino che fa sbagliare l'avversario. Rimessa dal fondo dunque per le casacche rosse. Mangosi con il destro batte, rimessa corta. Comunque il pallone è uscito dal rettangolo verde. Luciani alla battuta di questo rimessa laterale. Ancora il numero 19. Salta il numero 4, ma subisce fallo. Allora si riversa tutta in avanti la formazione rossa per cercare disperatamente il gol del pareggio. Batte Garnica. Pallone che arriva a Gini, prova a prolungarla, viene reclamato un tocco di mano nel frattempo dalle casacche rosse, poi si impenna questo pallone, il numero 7 la protegge sulla pressione di due avversari, poi casca a terra e subisce fallo a giudizio del direttore di gara. Batte buona questo calcio di punizione, lo tira lunghissimo, esce però Mangosi a raccogliere la sfera. Il capitano in mezzo al campo, si gira con il destro, non arriva il pallone a destinazione, allora ripartenza di gialloblu. Se ne va sulla fascia il numero 16, recupera però Valente. Copertura difensiva, Mangosi poi di prima intenzione lancia lungo, di testa il numero 4, raccoglie in mezzo al campo ora Maurici, anticipo del difensore, Capoccia ordina ai suoi di stare calmi. Tartaglia alza la testa, lancio lungo, c'è la pressione e la copertura di Bona. Poi un contatto non sanzionato e regolare dal direttore di gara. Sarà quindi rimessa dal fondo per l'Ognissanti. Si appresta a battere il numero 6, Bona. E finisce qua, non c'è più tempo, arriva il triplice fischio del direttore di gara, il match tra Ognissanti e Sobat finisce 1-0 a favore dei gialloblu. Per questa sera dal Certosa Stadium è tutto.